Ciao a tutti amici e amiche di Android Channel, bentornati in un nuovo episodio dedicato a RimWorld. Mi sono dimenticato di una cosa nello scorso episodio. Le torrette e tutte le cose che sono robotiche automatizzate, con le granate EMP, penso che si chiamano, vengono disattivate e io non ci ho assolutamente pensato. Peccato, perché avrei potuto, secondo me, evitarmi un ricaricamento e un sacco di noie, però adesso che mi è venuto in mente, volevo dirlo anche a voi perché magari la prossima volta proviamo a usarle. Non abbiamo nessun'arma EMP, ma penso che il Prattel potrebbe farne. Eccole qua, le granate. Potrebbe farne senza problemi. 20 acciaio e 6 componenti. Anzi, le mettiamo in coda così le facciamo. A componenti siamo a 90, possiamo permettercele senza alcun problema. Quest'arma di chi è? Era di Palatina. Già. No, perché tutte le volte che la vedo dico, cavolo, la voglio io, invece no. Invece non si può. Allora, in questo magazzino è chiaro che serve anche fare un po' di luce, altrimenti non si vede una. Cavolo! Quindi metteremo tre lampade a muro, giusto per illuminare l'interno un pochino. Ci sarà molto lavoro da fare per questo magazzino, ma sono spazi che ci servono, è inutile. Poi qui abbiamo le granate EMP compiute, qui abbiamo una spada lunga incompiuta che serviva a uno dei nostri melee. E poi abbiamo Matteo che è l'ultimo nostro arrivo, che si sta mettendo un tribal kilt di tessuto. Eh? No, si è messo una camicia di cuoio, se l'ha levato il tribal kilt. No, ce l'ha ancora su invece. Va bene, pazienza. Regina Isodora, anziché lavorare, anziché giocare a biliardo, mi deve costruire un letto, esatto, in cui ci può andare Matteo. Lo assegniamo adesso. Matteo, lo sciamano, lo svegliamo, lo portiamo qui. E poi si andrà ad addormentare da solo, così siamo tranquilli. Gli dovremo craftare un elmetto, gli dovremo craftare qualsiasi cosa che sia protettiva. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. L'elmetto lo possiamo magari craftare qui. E va bene. E poi inizieremo a lavorare. Ah, Pratt ha spostato la lama perché ci mette meno tempo. Va bene. Fare un elmetto è molto semplice in realtà. Tra l'altro è anche eccellente, guardate. Quindi Matteo quando si sveglia se lo andrà a indossare. Invece se l'ha indossato qualcun altro. Che meraviglia. Ah, perché li cambiano, perché preferiscono quello eccellente a quello scarso. Vabbè, comunque Matteo se l'è messo, si è tolto sta cosa, che è uno slab di. Non è uno slab di marmo, è un velo di guerra, in pelo di cammello, che aumenta la soglia del dolore, però vabbè. Molto meglio che Matteo tenga un elmetto. Dopodiché, che arma gli diamo al ragazzo? Mischia 11. Utilizzerà proprio questa spada di plastacciaio, allora. Perché sarà perfetto nella mischia. Che lavoro fa in questo. Ok, suona l'arpa. Notevole. Voglio fare una cosa, Miner. Smantellami un muro, voglio vedere quanto dà. 3. È poca roba, però alla fine, secondo me, 100-150 unità di acciaio da questa roba le andiamo a recuperare. Hai visto che comunque qui Marina, cioè, ha il suo da fare per recuperare l'acciaio. Ci sta. Ok, abbiamo un grande ratto femmine impazzito. Lo cacciamo. E abbiamo un sacco di problemi. Probabilmente quando il fuoco raggiungerà il nostro territorio. Perché Rick scampi? Perché non gli devo dare la fuga, gli devo dare l'attacco. Rick, hai una spada lunga di plastacciaio. Cioè, non aver paura di un rattino. Crea giacca. Trasporta acciaio e poi crea giacca, d'accordo. Mi chiedo se Matteo possa costruire. Potrebbe fare un po' di caccia, ma non può perché alla fine usa l'arma corpo a corpo. D'accordo. Sono
Sulla ricerca stiamo andando sulla fabbricazione avanzata, sì, perché quando avremo la fabbricazione avanzata saremo in grado di fare componenti avanzate, quindi iniziamo a ingegnerizzare tutti i nostri RIM, trasformandoli veramente in RIM super potenti. Intanto la granata EMP è andata. La teniamo, devo ricordarmi dove la teniamo. Eccole qua. Queste granate EMP vanno alla grande. Io però non posso permettermi che non vengano fatti i lavori. Cioè, qua bisogna chiuderla la parte del magazzino. Abbiamo bisogno davvero di chiudere, perché altrimenti si deteriora tutto. Quindi è massimo un giorno e questo magazzino deve essere in piedi, eh. Non accetto scuse. Intanto vedo che Kat ha portato un po' di materiale. Ci sta. Perché non può costruire. Ok, questo va a indossare un Eskimo, che è sicuramente migliore di quello che stava indossando, e adesso lavora il Nora. Adesso diamo a Zanzara il focus alla produzione, alla costruzione di questo magazzino. Eh sì, così chiudiamo tutto e poi facciamo questo benedetto tetto, altrimenti adesso sta piovendo dentro e c'è. E no, grazie. Ok? Assume pasto prelibato, ma chiudi il muro, finisci tutto. Oh, ok, il magazzino ha chiuso le mura, adesso rimane il pavimento e rimangono ovviamente i tetti. E adesso ci va, va, buono, buono. Zanzara inizia a costruire i tetti, fantastico. Dobbiamo ovviamente abbattere gli alberi se vogliamo chiudere tutto, però almeno avremo un magazzino meno schifoso all'aperto di prima. Ok, abbiamo chiuso tutto? Yeah. Ok, facciamo la colonna di marmo, così teniamo su tutto. Buono. Colonna e andiamo a lavorare adesso alla luce. Perfetto. Ok, abbiamo un magazzino, ragazzi, abbiamo un magazzino in più. Una volta che lo pavimentiamo, poi magari piazziamo anche una lampada in più, magari ne mettiamo una, opla, ne mettiamo una di quelle da terra, tipo questa. Andiamo a vedere questo raid. Allora, sembrerebbe che 18 nemici, sempre scarsi, però 18, dannazione, siano arrivati per darci fastidio. Sono a sud. Noi portiamo i nostri cecchini migliori. Allora, la spada Matteo già ce l'ha? Dovremmo averla da qualche parte. Tra l'altro è già al 97%, pensate il danno. E le granate al 93%. Pensate il danno che ha fatto tenerle all'aperto. E stop. Adesso vedo che Alice può aiutare, e anche Miner che arriva con gli animali. Alice magari spara tipo a bianco.
Ma ammazzano un cavallo adesso. Qui mi serve una zona da proteggere. Qua mi serve, qua abbiamo imparato che ci serve una zona protettiva, perché altrimenti non facciamo progressi. Rischiamo di perdere ora per Ouga. Ui, cos'è questo? Oh no! Mi sono dimenticato che c'erano degli altri avversari. Ok, fantastico, però... Allora, voi attaccate... Datemi Regina, fai un blinding su questi due... Ok, quindi Regina fa soltanto uno stun su Calabrone e poi va ad attaccare. Ok, abbiamo fatto fuori, adesso fai uno stun su Shorty e tu vai ad attaccare con la spada, mentre anche Lacy magari spara. Mi stanno ammazzando gli animali questi. Stun e stun. Adesso mandiamo un blinding purse su questi punti. Ok, li abbiamo accecati. Cane lo attacchiamo. Rick ne ha fatto fuori un altro, però Rick deve andare a riposarsi, perché lo vedo male. Faccio uscire Miner adesso col martello. E le cose vanno bene per Grace, perché abbiamo rischiato grosso, ma sembra che riusciremo a gestire. Allora, Pratal va a salvare Ouga. Lacy potrebbe tentare di salvare il Mafalo. Enrico cattura Asino. Cat soccorre il cavallo. Per tutto il resto direi che siamo a posto. Ok, siamo a posto, però abbiamo capito che qui c'è un problema. A parte che non vedo un cavolo. Ecco qua. E qui piazzeremo magari una torretta. Oh, che bella Grace che per ripigliarsi, che cosa fa? Mangia i cadaveri dei nemici. Adesso svegliamo il buon Samuele e iniziamo a dargli la sua priorità. Ah, Regina, mi sono dimenticato di riprendermela. Va a macellare questi nemici, perché così avremo ancora più mangime. E una cosa che mi ero dimenticato, dannazione, era Resetta. Era quella di portare... un po' di fresco anche nella zona mangime, perché altrimenti il cibo va male. Ora, anche Alice avevo dimenticato. Fatemi fare un po'. Ok. Rick, me lo sta curando qualcuno? No. Svegliamo Marina. Prata sta curando gli animali, dopodiché dovremo curare lui, perché ha una frattura alla gamba, che tra l'altro è una protesi. Che bello questo gioco. Come si fa a fratturare una protesi? Vabbè. Qui c'è una capra che è stata malmenata. Queste sono tutte armi che poi venderò. Non abbiamo niente per
salvare Grace. Creiamo una cuccia nuova. Svegliamo Zanzara per lavorare la cuccia. E poi andiamo a salvare Grace. Prima che schiatti. Asino. Muore, muore. Asino muore. E in tut è tutto sommato, non è che la cosa mi dispiace. No, forse Pratel lo prende per tempo. Vediamo. No. Pratel non lo prende per tempo e Pratel cura Uga. La cura direttamente sul terreno perché non è che ci sia molto da fare. Deve curare anche Grace. Pratel, amico mio. Quanta roba che sta curando. E la miseria. Quante botte ha preso Uga? Cioè, sono un filino. Wow. Cioè, questo animale però è fantastico, nel senso. Tutte le contusioni di lance, clave, pugnalate che si è presa e comunque è ancora vivo e vegeto. Purtroppo abbiamo perso moltissimi animali, ma. Ok, qui c'è qualcosa che non deve mai, mai, assolutamente per alcun motivo succedere. Che è quello che io do l'ordine di macellazione senza guardare effettivamente quello che succede. E qui si è aperta una porta dove c'è una stufa e dove c'è un. Ed è colpa mia, eh. È perché ho fatto macellare troppa roba. Non c'è spazio per la carne umana, quindi adesso questa porta rimane addirittura aperta. Smettiamo di macellare. E produci mangime a bomba. Praticamente adesso recuperiamo la carne e continuiamo a produrre mangime. In questo modo poi faremo spazio. È l'unica soluzione che vedo. Ok, adesso possiamo riattivare l'ordine della macellazione. È l'unica. 1400 mangime, wow. Non è rimasta molta gente comunque. Ok. Non male, dai. Non male questo attacco. Ripeto, serve. Riattiviamo qui. Serve ovviamente. Ah, abbiamo Alpaca! Sì! Ok, Alpaca, ragazzi. Lo chiamiamo Puck, come un amico di Andrew Chen che si è prenotato per Puck. E Puck. Puck. O Puck. Quindi Puck, mischia 7, artigianato 4. Io gli copierei. Io devo farlo lavorare quando Vale e Pratal non sono a craftare. Pratal lavora di notte, Vale lavora di giorno. Io direi di dare il turno di Isodora a Puck, che praticamente si sveglia alle 12 e smette di lavorare alle 22, cioè quindi il turno avanzato. Mentre per Matteo, mi sono dimenticato, gli assegniamo il turno normale, che non è questo, ma è quello di Lacey. Lavoro. Allora,
Puck, ok. Artigianato al massimo. Taglio piante al massimo. Vabbè, trasporto glielo diamo al massimo, pulizia invece no. E basta. Praticamente diventa una sorta di crafter. Rimettiamoci anche a fare blocchi di marmo, perché in questo modo avremo anche più materiale. Gli dobbiamo dare una stanza. È chiaro che ormai è giunto il momento di togliere questo magazzino generale che non serve a una cippa, perché abbiamo questo. Reinstalliamo le cucce nel laboratorio. Qui cancelliamo e iniziamo a fare un pavimento. Facciamo questo e qui ci piazziamo due letti. No, aspetta, perché piazzare due letti quando ce li ho? Quando i letti ce li ho, questo è la cassettiera. Ecco qua, letto di legno normale, lo installiamo. Ok, vabbè, praticamente andiamo a reinstallare gli oggetti che già avevamo craftato, perché non voglio sprecare risorse per nulla. Ottimo. E questa sarà una stanza. Poi vediamo di mettere anche un po' di arte. Il tavolino magari lo possiamo mettere. Tanto questi sono tavoli in cui non si siedono. Ok. Ragazzi, posso dire con estrema felicità che il magazzino generale fuori mura è pronto. E quindi abbiamo riempito davvero tantissima roba. Questo è fantastico. E adesso inizia la stanza di Puck. Che ho appena scoperto si chiama Puck. Quindi io l'ho pronunciato male per gli ultimi due minuti, vi chiedo scusa. Puck, quindi pronunciato all'americana e non alla tedesca. Va bene. A Puck dobbiamo dare però degli oggetti. Si è vestito tutto quanto, però non ha l'elmetto. Io adesso potrei chiedere a lui stesso di craftare, ma in assoluta onestà, Pratal qui mi fa dei lavori fantastici e velocissimi. Fabbricazione avanzata, top di gamma. Perché ora io potrei fare qui un componente avanzato, ti prego. Dove li faccio i componenti avanzati? Allora, non dirmi che io posso fare i componenti avanzati al tavolo dell'inventore, perché oppure dovrei avere la ricerca. Togliamo la pausa e iniziamo a capire come si fanno i componenti avanzati, perché non me lo ricordo più. Vabbè, intanto ricerchiamo il manufacturing perché mi piace. Pratal si sta menando con Miner. Perché? Ma perché si sono picchiati? Morte di mia moglie gallina, eh? Vabbè, è morta. Ah! Non è che forse la moglie di Pratal faceva parte dell'ultimo gruppo di assaltatori? Questo è Shorty. Vabbè, ragazzi, questi però li andiamo a seppellire. Pazzesco. Torniamo alla ricerca. Allora, andiamo all'inizio. Qui non c'è niente. Produzione delle droghe, military, produzione elettricità. È qua che inizia.
Qui ci sono tutte armi, pasta, materia di steli, microelettronica, banco di ricerca, va bene. L'EMP Launcher, questo è molto buono perché lo potremmo fare contro i meccanoidi. Fabbricazione avanzata, componenti avanzati. Niente, proviamo a vedere se prendo un componente. Ah, santo cielo. Allora, l'assembly bench. Questo produce i componenti. E non ce l'ho l'assembly bench. Ho il banco di montaggio, ma non produce componenti. Esatto. Però per fare anche questo servono due componenti avanzati. Ok. Quanto abbiamo registrato? 26 minuti. Mondo! Mondo! Facciamo una spedizione, ma senza problemi. Li andiamo a comprare. Allora, ci prendiamo con noi. Gente però che sia un po' rapida. Dobbiamo prendere Kat per negoziare. Ed è anche medico. E a questo punto prendo... Dov'è Enrico? Kat ed Enrico vanno perché Enrico difende in caso di attacco e Kat è molto veloce. E portiamo con noi due cavalli, tre cavalli, quattro, cinque, whatever. Questa è incinta ma non è un problema. Tutti i cavalli che abbiamo, oggetti, portiamo con noi. Bel casino ora. Lo iaio da vendere. Due sacchi a pelo. Una scultura. Questa robaccia la venderemo più avanti. E poi qui iniziamo con la roba che possiamo vendere. No, lab coat, questo lo togliamo. No, questo lo teniamo. Va bene. Argento 2000. E poi bisogna mangiare, giusto? Quindi. Cura, 10 erbe mediche. Razioni di sopravvivenza, ne prendiamo 8 per noi e per i cavalli facciamo 200 unità di mangime, anzi 400 unità di mangime. Scegliamo il percorso e accettiamo. Ok, quindi adesso mandiamo questa spedizione, praticamente una spedizione commerciale in cui portiamo un po' di materiale tessile, svuotiamo il magazzino chiaramente. Qui ho dato l'ordine di fare sempre iaio, sì, però perché non viene fatto? Perché probabilmente l'ho dato a qualcuno in particolare, sì, a Regina. Lo può fare chiunque. In teoria anche Vale si può mettere qui a fare le droghe che poi vendiamo. Bene. Tanto qua abbiamo svuotato un magazzino che è tanta roba. A proposito di magazzini... Dobbiamo piazzare altri due cosetti orbitali perché così almeno riusciamo a vendere anche la roba in questo magazzino gigante quando passano i pirati spaziali e compagnia. Ok, intanto cambiamo immediatamente, però io, ecco, devo questo, e mettiamo del riso perché come potete vedere non abbiamo più raccolto riso nella serra e è ora di tornare ad avere anche del cibo. Enrico, spero che non abbia niente. Esatto, perfetto. Non hanno protesi, però la va tutto bene. Comunque credo che farò le cucce non qui dentro, ma penso che farò una zona ad hoc per gli animali.
Magari qui potremmo fare tipo la cuccia. O zone in cui. Ecco ad esempio, ecco, questa potrebbe essere un'ottima zona. In cui noi praticamente qui ci mettiamo soltanto le cucce. Pavimenti. E qui praticamente voglio portare 1, 2, 3, 4, 5, 6 cucce. Questa sarà una zona in cui gli animali possono andare a riposare quando sono stanchi. E li togliamo dall'altro laboratorio perché non ha senso. A proposito di animali, qui vanno tutti fuori mura, perfetto. Assegnazioni nostre, tutti limitate, d'accordo, ottimo. Adesso togliamo l'ordine di macellazione. Teniamo l'ordine di produzione di mangimi sempre. Sì, perché qui abbiamo ancora la carne umana. E ovviamente possiamo produrre mangime. Intanto la carovana è arrivata già d'Allegria, che guardate, cioè usando i cavalli e pochi rim è una velocità assurda. Commerciamo. Allora, abbiamo ancora razioni, va benissimo. Più bacche. Vendiamo lo iaio. Componenti avanzati ne hanno due. Ok, le prendiamo tutte, componenti normali 35, prendiamo anche queste, siamo già sotto di 1000. Farmaci 30. Neurotrainer, medicina, ricerca. Questi li prendiamo tutti. E poi iniziamo a vendere la nostra roba, vediamo alla fine come atterriamo. Sacchi, però li teniamo. Ok, ma praticamente andiamo in pari. È una figata. Accettiamo. E torniamo a Dornopolis in 03, in 03 giorni, ragazzi. Cioè, la velocità. Oh, cos'è? Uno stallone ha avuto un attacco di cuore. No! C'è morto uno stallone? No, adesso. Era incapace di camminare, adesso no. 53 caselle al giorno, signori. Con tutti i componenti che adesso stiamo portando. Quindi con questi componenti avanzati io direi di dare la priorità all'assembly bench e poi faremo l'altro. Ho fatto un errore, vabbè. Potevo semplicemente disabilitarlo. Comunque do la priorità a questo assembly bench e poi invece per i componenti avanzati faremo l'altro, il banco dell'inventore nell'altra stanza. Intanto questa cuccia va qui. Quest'altra cuccia va qui. Costruiamo una coppia della luce. Questa cuccia va qui. È un po' claustrofobico come ambiente, vabbè, ma cioè non è che debbano essere. Le praterie ce le hanno quando giocano di giorno, no? Guardate che cosa non mi sono accorto. Oi oi oi. Sì, 0,3 ore si mettono a dormire fuori. Poi vabbè, lasciamo stare. Lasciamo stare, per favore. Ok. Vabbè, comunque adesso io qui do una costante linea di produzione di indumenti, visto che abbiamo tantissime pellicce, eccetera, eccetera. Perché avete visto che quando le commerciamo poi ci portiamo a casa una gran quantità di soldi, quindi adesso usiamo i nostri crafter per fare soldi. La carovana è tornata, Zanza, manca di componenti avanzati, dobbiamo ancora scaricare gli animali probabilmente. È l'unica idea che mi viene. Aspettiamo un secondo, ma non sarà un problema. Infatti Zanzara adesso ci siamo, assembly bench. Ti prego fai che funzioni. Sì! Perfetto.
Non solo fa i componenti normali, ma fa anche quelli avanzati. Siamo a posto. Componente avanzato, cosa serve? Un componente, 20 acciaio, 10 plastacciaio, 3 oro. Questi li fa solo Pratal. E adesso ne facciamo veramente tanti. Ne facciamo una ventina. Anzi, no, 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 aspetta, aspetta, perché non ce l'ho tutta sta roba. Ne facciamo una decina. E poi possiamo iniziare a fare occhi, gambe e braccia che non hanno i nostri rim. Questo è fondamentale. Che cosa faremo qui dentro? Questa è una bella domanda. A questo punto, perché io qui volevo fare un altro laboratorio, invece rimane uno stanzone libero. E va bene, cioè, a questo punto rimane la stanzione di Pac, che dormirà qui dentro. Intanto facciamo tre torrette. Con i loro falsi interruttori. Ok, questo non ha il falso interruttore. Quindi lo mettiamo qui dentro. Sicuramente ci mette pochissimo, Pratt a fare componenti avanzati. Il problema è che serve l'oro e serve il plastacciaio. Noi ne avevamo abbastanza, ma potrebbe diventare a questo punto necessaria un'altra spedizione mineraria. Oppure, fatemi vedere, questo è acciaio, questo è plastacciaio e questo qui c'era dell'oro, se non sbaglio, sotto la base. A meno che io non avessi poi ricaricato, forse l'oro l'avevo trovato quando erano arrivati i meccanoidi. O mi sto confondendo. Comunque, quanto costa una. E vabbè, no, vabbè, ma l'acciaio me lo lasciano tutto qua, sti disgraziati. Vabbè, perché adesso ne abbiamo parecchio. Abbiamo parecchio acciaio. Ammettiamolo. Quando abbiamo terminato allora questi ordini, ritorniamo a fare una spedizione. E ragazzi, adesso con i cavalli, con 2000 unità di mangime, con i pasti. Le razioni di sopravvivenza, cioè andiamo alla grande. L'unica cosa che magari possiamo fare per i passi buoni è tornare a fare un po' di caccia. Datemi Enrico. Certo che si vendica. Certo che si. Vabbè, riconnettili però. Perfetto, adesso tu scendi le torrette. Ci danno una mano. Scappa. Buono. Ok, mega bradipo è andato. Perfetto. Vabbè, ragazzi, siamo riusciti a trovare il modo di fare i componenti avanzati. Adesso ne abbiamo tre. Se io qui vado a fare un ordine, posso fare un braccio, una gamba, un cuore o un impianto cocleare. Gli occhi non ce li ho ancora, però facciamo una gamba. Aspetta un attimo però. Ma queste non sono le protesi che ci servono. Scusate, andiamo sulla ricerca. Io volevo la bionica. Io un occhio bionico lo voglio fare.
Penso che serva il banco dell'inventore a questo punto. L'avevo fatto il banco dell'inventore allora non per le componenti avanzate. Ma l'avevo fatto per... No, aspetta. Mettilo qui così. Vai. Per fare le protesi. E ragazzi, il prossimo episodio potrebbe essere davvero fantastico perché è commercio per ottenere risorse. Costruzione di componenti avanzati, costruzione di organi e... quant'altro di alta qualità per finalmente andare a curare e migliorare tutti i rim che fino adesso sono stati, hanno avuto dei problemi. Al momento abbiamo 3, 6, 9, 10, 14 rim, che è veramente tantissimo, ma io non voglio fermarmi qui, voglio che la colonia continui a crescere. Pac non ha al momento nessuna arma, giusto? Ed è sbagliatissimo perché Pac dovrebbe avere un'arma corpo a corpo. Quindi, avendo adesso moltissimo acciaio, gli andiamo a creare un Warhammer di ferro, di acciaio comunque. E questo lo assegniamo a Pac stesso. Non può, è sotto l'abilità. Vale dorme. Magari chiederemo a Vale di fare questa cosa quando si sveglia. E così anche Pac avrà la sua arma corpo a corpo. Quindi nel frattempo siamo a una risorsa avanzata. Smoke's pure for pay. A trader is calling from nearby. Mechanoids are hunting him. He's asking you to signal them and draw them towards Ordonopoli so he can escape. Allora, se accettiamo, guadagniamo un elmetto da ricognitore e un'armatura da ricognitore, che valgono tantissimo e sono praticamente delle power armor leggere e un sacco di plastacciaio. Io ragazzi accetterò questa richiesta nel prossimo episodio, quindi adesso vi ringrazio, vi saluto e ci diamo appuntamento al prossimo episodio in cui dovremmo avere a che fare con i mechanoidi e quindi dovremo iniziare ad attaccare con gli NP appunto per disabilitarli. Speriamo che tutto vada a buon fine. Dendio per ora è tutto, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima.